Grazie. Procediamo con l'appello, lascio la parola alla dottoressa Rivetto. Pasquale Giuliano. Presente. Lovera Silvio. Presente. Piccolo Raffaella. Presente. Ventura Calogero. Presente. Siani Michele. Presente. Zorzan Chiara. Presente. Garello Mario. Presente. Cucco Giulia. Presente. Perone Giovanni. Presente. Delpero Cristina. Assente. Raduan Mara. Assente. Gamba Claudio. Presente. Golastri Stefano. Marano Patrizia. Cognante Massimiliano. Ferrero Roberta. Assente. Corucci Francesco. Assente. Bene, abbiamo il numero legale. Buonasera a tutti, benvenuti. Sono le 18:38 e dichiaro aperta la seduta di questo Consiglio Comunale. Nel momento in cui la dichiaro aperta, chiederei anche di votare la sospensione per una convocazione di una capigruppo. Quindi se siamo tutti, possiamo votare la... Siamo d'accordo? Maggioranza? Chi è d'accordo alla sospensione? Ok. Vuole guardare? Spiego anche la motivazione, giustamente come viene suggerito. Allora, la motivazione è questa. Come voi sapete abbiamo praticamente uno spazio di 90 minuti per le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. All'interno di questo spazio ci sarà l'illustrazione del GUP, che molto probabilmente prenderà praticamente circa 20 minuti. Se siamo tutti d'accordo, noi volevamo far partire i 20 minuti dopo la, non 90 minuti, dopo la presentazione del GUP, okay, per dare spazio, maggiore spazio. Però gradirei fare una capigruppo per i dettagli. Grazie. Possiamo votare la sospensione? Chi è d'accordo a sospendere la seduta? Grazie. Contrari? Astenuti? Ok, dichiaro la seduta sospesa. Grazie. Prendere posto, procediamo di nuovo con l'appello per la riapertura della seduta. Grazie. Presente. Piccolo. Presente. Ventura. Presente. Siani. Presente. Zorzan. Presente. Garello. Presente. Suppo. Presente. Perone. Presente. Delpero assente. Raduano assente. Giustificata. Gamba. Presente. Polastri. Presente. Malano. Cognante. Ferrero Roberta assente. Colucci Francesco assente. Giustificato. Ok, grazie. Anche questa volta abbiamo il numero legale, quindi dichiaro aperto per nuovamente la seduta. Procediamo quindi, come detto prima, con il primo punto all'ordine del giorno che prevede le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, ma come detto in premessa darei la parola al vice sindaco che ci illustrerà il documento unico di programmazione. Grazie Presidente, vi chiedo solo la gentilezza di un minuto per riuscire a connetterci e a, a proiettarvi in loop. Voilà, ecco. Grazie mille. Allora, innanzitutto sono qua su così mi vedete. Allora, il loop è stato la prima vera sfida di questa nuova amministrazione e della giunta che si è da poco insediata, perché come i consiglieri sanno benissimo è un po' il cuore programmatico dell'azione di un'amministrazione comunale, perché con questo documento noi andiamo a definire quelli che sono gli obiettivi strategici che ci diamo per i prossimi 3 anni. È un documento molto corposo, ce ne siamo accorti perché insomma lavorarci ha richiesto il suo tempo,
e per cui, siccome sono circa 80 pagine, noi oggi chiaramente nel tempo contingentato che abbiamo andremo a guardare più nello specifico quali sono i nostri obiettivi strategici, e poi ovviamente sarà pubblicato perché è stato approvato dalla Giunta, e quindi tutti i consiglieri, anche i cittadini, avranno modo di consultarlo in maniera un po' più approfondita rispetto a quello che possiamo fare oggi, sottolineando anche che oggi è soltanto il momento in cui la Giunta illustra il DUP che ha appena approvato, mentre poi la discussione in Consiglio Comunale, quindi la conseguente approvazione, si farà poi nei prossimi mesi quando si andrà nel merito proprio delle questioni. E la sfida di questo DUP per noi è stata innanzitutto quella di trasformare il programma elettorale con cui il sindaco e la coalizione si sono presentate alle elezioni amministrative in degli obiettivi concreti per questa volta, in questo primo passaggio nel corso dei 3 anni, quindi degli obiettivi che non solo sono concreti ma che sono proiettati nel corso del tempo, sono appunto proiettati in maniera temporale e che a loro volta, a differenza di quello che era il programma, in questo caso ovviamente agli obiettivi conseguono naturalmente degli impegni di spesa. Impegni di spesa su cui oggi appunto non ci soffermeremo nel dettaglio, ma che saranno a disposizione per essere consultati. Ecco, gli impegni di spesa sono un po' anche il cuore di questo DUP, nel senso che sono il primo passaggio necessario per poter poi partire con la fase di programmazione del bilancio del prossimo anno, quindi davvero ci terrei a sottolineare l'importanza di questo passaggio, anche se appunto oggi si tratta soltanto di una comunicazione. E, ecco, andando un po' nello specifico, quindi vi volevamo raccontare un po' gli impegni che abbiamo deciso di prenderci, dividendoli un po' per macro capitoli che un po' ricalcano il nostro programma, ma ricalcano soprattutto la struttura di quella griglia che sta un po' al centro del DUP, che è appunto la griglia degli obiettivi, dove noi abbiamo dovuto scrivere quali sono gli obiettivi strategici, quali sono gli obiettivi che noi consideriamo permanenti e quali vogliamo raggiungere nel 2020, 2021 e 2022. Ok, partendo dal primo capitolo, che è quello dei servizi istituzionali, se possiate vedere tutti, metto di qua, dei servizi istituzionali generali e di gestione. Questa è un po' la parte che racchiude da una parte l'attività del Consiglio Comunale, ma anche tutta quella l'attività dei regolamenti, eccetera. Quindi, come vedete, noi ci siamo dati obiettivi che non sono poi tanti, ma che crediamo siano veramente importanti. Il primo è quello di ricominciare nel 2020 con il percorso di bilancio partecipativo, perché come sapete abbiamo iniziato questo percorso nel 2018, nel 2019 abbiamo cercato di portare a termine, ha cercato l'amministrazione precedente, gli obiettivi che si erano dati ai vari gruppi del lavoro, noi nel 2020 vogliamo ricominciare con questo percorso. E vado un po' veloce, scusate, soltanto per non rubare troppo tempo al Consiglio. La comunicazione è un altro obiettivo che noi consideriamo prioritario, a partire sicuramente dalla pagina Facebook, che come avrete visto è ripartita in questi giorni, ma non solo, vorremmo fare un pezzettino in più, che è quello di immaginare nuove modalità per facilitare la comunicazione e avvicinare il cittadino all'amministrazione comunale. In questa sede credo sia importante sottolineare, come ci siamo detti nelle sedute precedenti, la necessità di rivedere il regolamento del Consiglio Comunale con due obiettivi che sono credo prioritari. Il primo è quello che ci siamo detti la volta scorsa, cioè di regolamentare la commissione regolamento, facendo in modo che tutti i gruppi consigliari vengano rappresentati, ma anche per regolare quello che stiamo facendo oggi, cioè il fatto di avere tempo limitato per comunicazioni, interrogazioni, eccetera. Ci siamo sempre detti anche nella passata amministrazione che era un aspetto su cui intervenire, quindi questo noi l'abbiamo scritto nel DUP. Vado sotto, quindi riferito al Consiglio Comunale, crediamo che sia veramente necessario, crediamo veramente che sia arrivato il momento di individuare finalmente uno spazio definitivo che sia un luogo dignitoso e permanente per il Consiglio Comunale, e questo vogliamo farlo, vogliamo iniziare a lavorarci nel 2019 per arrivare all'obiettivo nel 2020, e poi tornando su, questa è una cosa su cui si è già lavorato nel corso degli anni, la prosecuzione del riordino dell'archivio comunale è invece l'ultimo punto chiaramente strategico di cui non mi soffermo oggi, perché non, insomma, ha la dignità per avere un suo spazio a parte, quella della revisione del piano regolatore con allegato piano energetico e il regolamento edilizio. Ecco, il secondo capitolo è quello dell'istruzione e diritto allo studio.
studio, qua ci mettiamo un po' nel solco delle politiche che erano già state attivate negli anni passati e quindi innanzitutto vogliamo prenderci l'impegno di continuare a erogare le borse di studio agli studenti meritevoli e agli studenti in situazioni di disagio economico e vogliamo promuovere, come è stato fatto in questi anni, lo studio assistito. Una cosa in più, un piccolo obiettivo in più che ci poniamo è quello di fare delle azioni che vadano contro la dispersione scolastica, perché crediamo che con le fasce di età e le scuole che abbiamo nella nostra città possiamo davvero fare un'azione fondamentale. E la prima cosa che abbiamo pensato, ma è soltanto il primo passaggio, è quello di organizzare, per esempio, delle giornate di orientamento scolastico per gli studenti più sostenibili. Allora, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Questa, la biblioteca è un tema che abbiamo affrontato già diverse volte nel corso della campagna, ma che ora vogliamo trasformare in un impegno reale, che è quello di immaginare quali sono le modalità per riuscire a fare di questo luogo un luogo più vissuto, un luogo veramente, un luogo della democrazia, come l'abbiamo chiamato tante volte, e immaginarci come è possibile ampliarne innanzitutto gli orari per renderlo più fruibile dagli studenti, dai giovani lavoratori, dagli universitari, e anche ampliarne i servizi in modo che davvero diventi un luogo di tutti. E la valorizzazione delle eccellenze più toscane, in realtà l'istituzione della Festa della Luce, che è la data di nascita, se ricordo bene, di Alessandro Bruto e che vogliamo festeggiare il 16 maggio, ma non solo. Questo è soltanto un piccolo passaggio che va in realtà nel contesto più alto di valorizzare l'eccellenza, a partire da Lanza e quindi recuperare la statua che abbiamo nel parco e più in generale ricordare la memoria di Bruto in maniera più incisiva di come abbiamo fatto oggi. E l'ultimo passaggio è quello di promuovere la cultura della legalità. Il primo passaggio concreto che vogliamo fare nei prossimi mesi è quello di aderire ad Avviso Pubblico, che è un'associazione di enti locali con cui ogni ente, e questo è quello che vogliamo che faccia anche più Sasso, si prende l'impegno di aderire a un manifesto con il quale si dice che la nostra azione politica e amministrativa sarà improntata al rispetto della legalità e della trasparenza. Poi, andando avanti, diritti sociali, politiche sociali, famiglie, varie opportunità, questo è sicuramente un capitolo molto corposo, e quindi abbiamo messo qualche link, qualche punto che leggiamo. Innanzitutto sostenere le azioni di promozione della salute, favorire la domiciliarità degli anziani, anche qua proseguendo i progetti che sono già iniziati, immaginandone di nuovi. Spostare il CIVIS, questo l'abbiamo detto anche, insomma, è stato illustrato già nel DUP precedente, noi ci crediamo nella necessità di spostare i servizi sociali in una sede che sia più comoda e più facilmente raggiungibile dai cittadini e soprattutto dai cittadini che hanno bisogno di andare ai servizi sociali e che oggi spostarsi fino a Garola può risultare difficile. Le assegnazioni degli alloggi disponibili agli aventi diritto sicuramente una priorità e poi promuovere l'applicazione dell'accordo territoriale di locazione agevolata che è stato firmato soltanto alla fine del 2018 e quindi il passaggio di partire con l'effettiva applicazione deve nascere in questo periodo. E infine lo studio di fattibilità per aprire uno sportello ATC e più Stacco, perché abbiamo notato che c'è effettivamente necessità, perché spesso i cittadini che abitano nelle case popolari possono avere difficoltà nel raggiungere Torino e quindi hanno dover spostarsi loro per usufruire dei propri servizi. E quindi aprire uno sportello che sia anche, immaginiamo, soltanto una volta al mese dove è l'operatore a venire a più Stacco, crediamo insomma che possa essere un servizio utile ai cittadini più stacchesi. Andando avanti, sempre nello stesso capitolo, vogliamo continuare a dare il nostro pieno sostegno alle attività del gruppo di Gaia per promuovere delle politiche contro le discriminazioni. Abbiamo segnato qua soltanto una di quelle che possono essere le azioni concrete, che è quella di continuare a realizzare delle panchine tematiche in vari punti della città, come abbiamo fatto con le panchine rosse, ma non solo, quindi immaginando delle panchine gialle contro l'antibullismo o insomma varie tematiche che possono andare anche oltre quello che abbiamo fatto finora. E valorizzazione di progetti di promozione della salute e di stili di vita salubri sul solco appunto del progetto APA, che il percorso che è stato inaugurato soltanto questa primavera, e noi crediamo davvero che questa sia la strada giusta da seguire. E infine, questa è una cosa che oggi non c'era ancora, cioè individuare un locale dignitoso per chi per motivi personali o religiosi non vuole o non possa recarsi in chiesa, e crediamo che il comune debba fare il servizio ai propri cittadini di immaginare un luogo diverso. Ok, politiche per il lavoro e la formazione professionale. Qua innanzitutto il fil rouge che fa da trama a tutta la nostra azione sulle politiche per il lavoro vuole essere quella di mettere in rete le realtà che ci sono già oggi, e quindi innanzitutto abbiamo immaginato di istituire un tavolo permanente dove le istituzioni e dove i privati che agiscono sulla nostra città possano parlarsi, ma anche dove possano parlarsi i privati tra loro, che troppo spesso non è successo in questi anni.
quindi abbiamo immaginato l'istituzione di un tavolo permanente, ma anche al suo interno uno specifico che faccia da coordinamento tra il comune e i produttori locali affinché si riesca a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. Questo secondo punto nell'obiettivo di far parlare più tra di loro i privati, quindi in questo caso vogliamo promuovere la collaborazione tra commercianti e abbiamo immaginato per esempio che quello che può fare il comune o un ente pubblico può essere quello di promuovere la loro collaborazione, per esempio presentando banalmente a loro le associazioni di categoria. E poi sull'occupazione femminile vogliamo innanzitutto raccogliere i dati per capire a che punto siamo, per capire dove e quanto lavorano le donne nella nostra città e dopo aver fatto questo, soltanto dopo immaginare delle politiche che possano aiutare nel piccolo che può fare un'amministrazione comunale per conciliare la vita e il lavoro delle donne. E gli ultimi due punti sono legati al CFQ e Volontari per Lavoro, che da poco tempo sono vicini di casa e noi vogliamo capire come sta andando questa collaborazione. Noi crediamo che sia stata positiva, ma crediamo anche che ci sia bisogno di incrementarla al fine di elevare il livello di servizio che viene fornito sia da CFQ che dai Volontari per Lavoro, e quindi ci siamo presi questo impegno. Ok, politiche giovanili. Allora, innanzitutto vogliamo proseguire l'esperienza dei giovani ciceroni, che crediamo sia stata veramente un'esperienza positiva e di valore per i giovani di Sassari. Poi vogliamo provare a studiare quali modalità esistono per aprire un'aula studio che insieme alla biblioteca possa essere un luogo dove i ragazzi della città possano andare a studiare e senza doversi spostare nei comuni limitrofi o andare addirittura a Torino all'università. E questo terzo punto è secondo noi un punto molto interessante, cioè un protocollo triennale che si chiama appunto Giovani e Lavoro e che va ovviamente a scavalco con le slide che abbiamo visto prima e che viene fatto insieme ai comuni del CIDIS, sicuramente lo presenteremo in maniera più dettagliata in futuro in consiglio comunale, e ha l'obiettivo di mettere in rete i ragazzi e le imprese di questi 6 comuni che fanno parte del CIDIS con l'obiettivo di fare orientamento e di fare formazione ai giovani. Vogliamo promuovere la partecipazione al treno della memoria, che è ancora più importante di come è stato fatto fino ad oggi, perché crediamo che sia un progetto veramente positivo, e vogliamo immaginare quali possono essere le nuove modalità per istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Crediamo sia davvero un peccato che una città come la nostra non abbia questa istituzione. Io per prima da ragazzina ho partecipato e credo che sia veramente un'esperienza di valore che vogliamo ripetere. Sappiamo che non ce l'abbiamo più oggi perché i costi erano davvero elevati per gestirlo, ma crediamo che ci possano essere delle modalità per immaginarlo diversamente in maniera anche meno incisiva per il bilancio del comune. E infine crediamo che i giovani pestaschesi abbiano il diritto di avere dei locali dedicati esclusivamente a loro, dove poter fare attività di diverso genere. Poi, sullo sport, anche qua l'obiettivo principale è quello di mettere in rete le realtà che oggi esistono e quindi vogliamo sicuramente avanzare progetti di promozione dello sport, ma anche della salute, che siano rivolti a tutte le fasce d'età. Vogliamo riqualificare, ed è questo un obiettivo prioritario, l'area del polisportivo perché finalmente diventi il luogo dello sport più sostiene, ma vogliamo fare tutto ciò in maniera coordinata con le realtà che oggi operano sul territorio, facendo rete e facendo sì che si mettano in rete le associazioni sportive. Ambiente e turismo. Anche qua partiamo da progetti di educazione ambientale che fino ad ora ci sono stati e che vogliamo continuare ad avere, di educazione e sensibilizzazione ambientale che favoriscano modelli di economia circolare e di energie rinnovabili. Questo tra ambiente e turismo vogliamo promuovere sicuramente tutto ciò che di bello offre il nostro parco del Monte San Giorgio e del Borgo di San Vito. Il nostro obiettivo prioritario, piccolo obiettivo, è quello di pensare la possibilità tramite la città metropolitana di gestire il parco e il Borgo di San Vito all'interno dei siti. Grazie. All'interno dei siti di interesse comunitario, che sono quei siti sparsi per tutta l'Unione Europea che hanno particolare valore per il loro habitat o per la biodiversità che hanno al loro interno. E quindi oggi, se ho visto bene i dati, ce n'è 2.999 in Italia, quindi vogliamo che più Sasso sia il 3.000 di
il sito di interesse comunitario, perché insomma ci si inserisce in una rete non irrilevante, ecco. E sicuramente vogliamo proseguire, crediamo che sia fondamentale il progetto del Biciplan e dove è possibile ampliare le tratte di pista ciclabile. Vogliamo continuare a erogare il contributo per le ecofeste, perché abbiamo visto che ha funzionato, è importante sia dal punto di vista della sensibilizzazione, ma anche perché in qualche modo riusciamo a contribuire all'organizzazione delle feste, delle associazioni della nostra città. E poi, come vedete, la slide va dai progetti più ampi alla cosa più vicina. L'obiettivo più vicino che abbiamo oggi, ma crediamo importante, sia quello di fare piccoli interventi di valorizzazione della panoramica e anche del ricetto. Ma immaginiamo banalmente a partire dal fatto di mettere due banchine che possano permettere ai ragazzi, e non solo, di godersi il panorama in maniera più tranquilla di come possono fare oggi. Mobilità e trasporti pubblici, anche qua partiamo da una cosa che c'è e che ha funzionato e che è il servizio Piedibus. Un secondo per ricordare che sono attive in questo momento le iscrizioni e quindi si possono iscrivere i ragazzi entro il 31 agosto. Vogliamo fare, ecco, questo secondo punto. Sicuramente il comune non può fare tanto da solo, ma è necessario che lavori insieme agli altri enti locali, e che è quello di monitorare la realizzazione finalmente della stazione SFM5 San Luigi di Orbassano, che come sapete ci permetterebbe di arrivare a Porta Susa in 15 minuti. E poi di questo ne parleremo dopo, perché so che c'è un'interrogazione, per proseguire il nostro sostegno al comitato Io Non Salgo. Allora, lavori pubblici, tutto questo va ovviamente va messo insieme al programma triennale delle opere pubbliche, e quindi qua vi lascio i titoli, ma c'è ovviamente il programma dettagliato. Innanzitutto crediamo che il nostro obiettivo prioritario sia la messa in sicurezza degli edifici scolastici, e metterli in sicurezza significa finire i lavori di adeguamento degli edifici pubblici alle norme antincendio. Ve lo leggo, ma lo troverete nel piano triennale. Nel 2020 ci siamo presi l'impegno di fare questo lavoro sulla scuola Gramsci e nel 2021 sulle scuole Morandi e Ungaretti. Quindi i primi due punti sono chiaramente collegati. E poi un'altra cosa che vogliamo fare negli edifici pubblici, ma non solo, e quindi in generale in tutte le strade, in tutti gli edifici pubblici della nostra città, è quello di eliminare le barriere architettoniche. Il primo passaggio che vogliamo fare, perché sappiamo che sicuramente non è un lavoro semplice né immediato, è quello di immaginare un cittadino volontario che si faccia da garante delle persone che hanno delle disabilità e che quindi hanno bisogno assolutamente di aiutarci nell'eliminazione delle barriere architettoniche. Importantissimo la prosecuzione della costruzione dei nuovi loculi, perché altrimenti non sappiamo più dove collocare i nostri cari. E infine interventi per la manutenzione e la diffusione del verde, che vuol dire stare un attimino più attenti a dove insomma piantiamo e diffondiamo il verde nella nostra città. E ancora sui lavori pubblici, gli interventi volti a prevenire il dissesto idrogeologico, anche qua ve li leggo al volo. Nel 2020 abbiamo pensato di intervenire sull'intersezione di Via Palestro e Via Roma, perché troppo spesso quando piove si allagano i negozi che stanno lì tra Via Palestro e Via Roma all'incrocio, mentre nel 2021 vorremmo intervenire su Via Susa. La riqualificazione di Piazza Partini è un processo che è già partito e che dobbiamo e vogliamo portare a termine. Vogliamo riqualificare i parchi cittadini, e il primo che immaginiamo di riqualificare è sicuramente quello di Via Trento, dove in questi giorni si stanno finendo i lavori del parcheggio, dove il prossimo anno aprirà l'ASL e dove crediamo che insomma ci debba essere di fronte anche un luogo dignitoso, importante come quello dei giardini, così da completare il lavoro in quell'area. Vogliamo studiare soluzioni per moderare, alleggerire il traffico nel tratto tra Via Susa e Via Volvera, perché sappiamo che è un problema quotidiano di tantissimi cittadini più stanchi. E infine vogliamo porre attenzione alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, a partire da quelle di periferia che oggi hanno più bisogno. Questo, come vi dicevo, è soltanto un primo sguardo sugli obiettivi che abbiamo immaginato, in particolare per il 2020. Poi sul 2021, ovviamente, come vedete dall'entità di alcuni di questi progetti, certamente qualcuno di questi avrà bisogno di essere portato avanti nel 2021, nel 2022, ma appunto avremo sicuramente occasione nei prossimi mesi per approfondire ognuno di questi argomenti nel consiglio comunale. Vi ringrazio. Thank you.
grazie alla vice sindaca per la comunicazione. Proseguiamo quindi con le comunicazioni. Prima di chiedere al sindaco, agli assessori, consiglieri, che sono delle comunicazioni, vorrei fare una io a nome del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale di Piossasco esprime all'Arma dei Carabinieri e ai familiari del militare la nostra solidale vicinanza e la nostra partecipazione al loro dolore. Troppo spesso nell'esercizio del difficile compito di garantire al Paese sicurezza e legalità diventano martiri della quotidianità, come ha sottolineato la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Vogliamo contestualmente condannare la foto circolata nei giorni scorsi che mostra il ragazzo imputato dell'omicidio a capo chino, bendato e con le braccia legate dietro la schiena. La foto non fa onore al nostro Paese, uno Stato di diritto che non può accettare in nessun caso un'intollerabile violazione dei diritti umani. Grazie. Se ci sono altre comunicazioni, prego, consigliere Sognante. Grazie Presidente. Beh, io sinceramente mi aspettavo un momento di silenzio per il vicebrigadiere Marco Cecilia Dorega, vicebrigadiere che per mano di un delinquente per svolgere il suo lavoro si era messo la vita. Invece ci siamo impegnati di più sulla foto circolata di un assassino bendato. Io non contributo questo pensiero, sinceramente. Grazie. Io accolgo il suo suggerimento e propongo di fare un minuto di silenzio per limitare. Proseguiamo, chiedo al sindaco e agli assessori e consiglieri se ci sono delle comunicazioni. Prego, signor sindaco. Allora, richiamo solo alcuni appuntamenti.
l'11 luglio con l'assessore Ranieri, su nostra richiesta, siamo stati ricevuti dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il dottor Suranieri. L'obiettivo, che ci eravamo posti con questa richiesta di incontro, era quello di capire quale unitarietà di gestione era possibile per i nostri due istituti comprensivi. In questi mesi di ascolto noi avevamo registrato, e credo mi pare non solo noi, insomma, avevamo registrato delle obiettive difficoltà relative all'azione didattica frammentata e possiamo dire differente dei due istituti comprensivi. Bene, il dottor Suraniti ci ha ricevuto e devo dire che al di là delle nostre più rosee aspettative, guardo Simona, ci è stato confermato che è legittimo la richiesta della nostra città di poter chiedere l'istituzione di un unico istituto. Il dottor Suraniti ci ha sottolineato come questa richiesta non va fatta a loro, a MIUR, ma va fatta alla città metropolitana, che loro come MIUR hanno già preso atto, quindi non opponendosi a situazioni analoghe sull'ambito regionale, già in qualche modo messe in cantiere. Ci faceva riferimento ad alcune città del Cuneo, del Cuneese e del Bambino di Ossola, e quindi in accordo con l'assessore abbiamo programmato un incontro a rientro delle ferie con i due presidenti, sia il signor Mazzarelli che il signor Cellammare, per costruire insieme a loro un percorso partecipato e condiviso, chiaramente con tutte le componenti professionali presenti e che sono rappresentate all'interno dei due istituti. Questo vuol dire che questo può essere una possibilità su cui, come dire, andiamo a fare tutto il percorso con i due istituti comprensivi. Tra l'altro il dottor Suraniti, così io lo anticipo, ci ha detto che questo non è un parere vincolante, cioè se i due istituti comprensivi nella loro rappresentatività confermassero la richiesta di restare divisi, mentre noi il Consiglio in qualche modo è orientato ad avere una unitarietà, lo dico come ipotesi, è chiaro che noi potremmo comunque agire in tal senso. E quindi questa era una prima comunicazione che ci tenevo a chiedere. La seconda, venerdì 19 luglio abbiamo incontrato a Benasco il presidente Cirio, l'assessore Camusi, insieme ai colleghi di Vivoli, Trofarello, Bassano, Candiolo, Bruino, Noni, Ribalta, Volvera e Pinocchio. I mezzi di comunicazione in maniera articolata hanno raccontato di questo appuntamento. Devo dirvi che personalmente ho conosciuto e apprezzato la proposta del vice sindaco della città metropolitana, il dottor Marocco Marco, che ha presentato la loro proposta. Proposta che è stata in qualche modo fatta propria dal mio governatore e rimarco in questa seduta come tutti noi abbiamo riconosciuto al nuovo governatore, alla sua giunta, la prontezza della loro presenza sul territorio. Tra l'altro, visto che prima Federica lo richiamava, la giunta regionale arrivava da una inaugurazione di un bene confiscato alla mafia, per segnare anche loro questa attenzione alla lotta alla mafia.
È indubbio, ed è la notizia di oggi sui giornali, che il precipitare della situazione dell'autostrada Torino-Aosta all'altezza di Quincinetto sicuramente dà forza e priorità ad approfondire la proposta di merito di avere sulla tratta Torino-Quincinetto, tangenziale di Torino e Torino-Pinerolo, un unico gestore pubblico, perché questa è la proposta messa sul tavolo che l'onorevole Cirio in qualche modo ha intenzione di farsi portatore in accordo con tutti. Mi pare, e ve lo riporto come presa diretta, che individuare questa unità di intenti tra i diversi soggetti istituzionali in campo sia un risultato assolutamente importante. Mi rivolgo alla capogruppo della Lega, alla consigliera Malano, perché sono certo che il coinvolgimento diretto della senatrice Ferrero possa dare ulteriormente forza a questa azione, perché è stato uno degli elementi su cui tutti hanno condiviso, che è quello di coinvolgere i parlamentari di tutti gli schieramenti affinché questo tipo di azioni, e chi ha potuto leggere l'intervista del sindaco di Quincinetto segnala come il tema della concessione alla società Attiva sia una delle questioni su cui obiettivamente va aperto una trattativa con il ministro Toninelli, cosa che per cui il governatore Cirio e l'assessore alle infrastrutture Capusi avevano incontrato il mercoledì. Noi ci siamo incontrati venerdì 19, loro il mercoledì erano scesi a Roma per questo primo incontro. A tal riguardo vi anticipo che ho chiesto agli uffici di individuare la data del prossimo consiglio di settembre in un giorno di venerdì, dovrebbe essere il 27, mi pare che siamo orientati lì, affinché anche la consigliera Ferrero possa prendere parte ai nostri lavori e aggiornarci su tale complessa e articolata iniziativa, perché è chiaro che l'obiettivo dei sindaci della zona, su questo siamo stati particolarmente puntuali sia nei confronti del vice sindaco della città metropolitana Marocco, sia nei confronti del governatore, è stato quello che noi abbiamo l'obiettivo di chiudere, di sopprimere il casellone, che non vuol dire, il non pedaggiamento, ma vuol dire chiudere quel casello per tutti gli elementi tecnici, ambientali e quant'altro che i giornali vi hanno informato in qualche modo e già conoscete. Terzo passaggio. Lunedì 22 luglio l'Assemblea dei Sindaci del CIDIS mi hanno indicato come presidente. Confesso che questa carica non è stata assolutamente da mia richiesta, che ho accettato con grande senso di responsabilità, sentiti i colleghi, consapevole che questo impegno in qualche modo mi obbliga a un ulteriore grado di tempo, ma anche in qualche modo consapevole che presiedere l'Assemblea dei Sindaci del CIDIS in qualche modo mi mette nelle condizioni di poter mettere a frutto la lunga esperienza professionale che ho maturato in questi anni proprio nell'integrazione dei servizi sociosanitari. Ribadisco che è un impegno che vede tutti noi sindaci maggiormente presenti, essendo CIDIS ente strumentale dei nostri comuni, quindi è un segnale questo di cui davvero io ringrazio per la fiducia che i colleghi mi hanno accordato, fiducia che, a cui si è unita anche la collega Cinzia Bosso, che mi aveva anticipato la sua astensione per ragioni politiche, ma che in qualche modo
riconosceva un po' di competenza, mettiamola così. Sarà mio compito, in accordo con il presidente Gino Lucani, presidente del CIGS, superare nel modo più concorde possibile la transitoria composizione dell'attuale consiglio di amministrazione del CIGS, perché questo mi è stato rappresentato dai colleghi. In questo momento qui la composizione del consiglio di amministrazione del CIGS è fatta di sole presenze maschili e comunque non in rappresentanza di tutti i settori, per cui su questo aspetto sono stato in qualche modo investito dai colleghi affinché si possa andare a un superamento. L'ultimo passaggio che richiedo ancora un po' di attenzione è che abbiamo messo in calendario anche perché tutto il mese di agosto saremo qui a presidiare, visto che ho già usufruito di una settimana, e che nei prossimi giorni incontrerò il sindaco Bello, sindaco di Cantalupa, presidente della Fondazione Brosse Nepute, per approfondire lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione del centro diurno, il presidente Mazzuzzi della PC, e solo oggi abbiamo riprogrammato un nuovo appuntamento con il sindaco di Torino che ha appena. Grazie Presidente. Grazie signor Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? Prego l'assessore. Buonasera. Vorrei fare solo due comunicazioni che riguardano il lavoro della Giunta e degli uffici. Poi con l'altro, visto che non sono ancora state istituite le commissioni, che è mancato il dibattito riguardo alcune cose. Una è la prima comunicazione che abbiamo. È la comunicazione di due delibere. Abbiamo messo la prima delibera relativa all'adesione all'iniziativa di Lega Ambiente. Ripuliamo il mondo, siamo alla 13ª edizione, l'iniziativa di sensibilizzazione e cittadinanza attiva rispetto ai temi ambientali, la delibera 102-19, la seconda riguarda la continuazione del progetto Pedibus più Sasco, nel quale crediamo molto sia per la valenza ambientale che per quella sociale. La delibera è la 105-19, vi rimando alla consultazione con il suo rapporto. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono altre comunicazioni? No. Perfetto. Allora direi di passare alla fase delle interrogazioni. Come al solito allora cominciamo usando il criterio del numero di protocollo. Direi quindi di cominciare con l'interrogazione protocollo numero 17626 del 2019. Del 24 luglio 2019 ad oggetto stato avanzamento lavori presso presso scolastico Rodari, in un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Chi vuole esporre? Prego consigliere. Grazie. Grazie Presidente, ci tenevo a sottolineare che solo per motivi tecnici di deposito dell'interrogazione non sono riuscito a firmarlo con noi anche gli altri gruppi insieme possibile, Sasco in Comune e Sinistra Indipendente. Ci tenevo a dirlo perché siamo in un contesto in cui riteniamo che l'Unione faccia la forza, quindi avevo piacere di dire questa cosa. Questa interrogazione che adesso leggo appunto nasce un po' dalle richieste di tanti cittadini, genitori un po' preoccupati dalla situazione della Rodari, e quindi vado a leggere l'interrogazione. Dall'oggetto stato avanzamento lavori presso scolastico Rodari. Premesso che nell'estate 2018 sono stati interrotti i lavori già avviati relativi al tetto della scuola dell'infanzia Rodari perché necessari approfondimenti tecnici, il progetto così rivisto necessitava dell'autorizzazione dell'ufficio regionale competente, apparentemente oggi i lavori presso il plesso scolastico sono fermi, quindi tutto ciò premesso si interroga il sindaco e o l'assessore competente per conoscere lo stato del procedimento
se è pervenuta l'autorizzazione dell'ufficio regionale e quale sarà la data di termine dei lavori. Grazie. Chi vuole rispondere? Prego, assessore Dechis. Grazie Presidente, buonasera. Allora, i lavori qui della Rodari sono iniziati l'11 giugno del 2018 e la conclusione era prevista per novembre 2018. Durante la prima fase dei lavori l'impresa ha provveduto a effettuare la rimozione completa della copertura della vecchia copertura del tetto e qui è venuta fuori una sorpresa, nel senso che sono stati riscontrati che una parte dei cordoli intorno alla costruzione non erano come si prevedeva in mattoni, ma erano in cemento armato e quindi non si potevano demolire perché rischiavi di compromettere tutta la struttura. A questo punto i lavori sono stati sospesi il 6 agosto del 2018 e si è proceduto immediatamente con una impermeabilizzazione del tetto piano in modo che non ci fossero le situazioni d'acqua della scuola e nello stesso tempo si è cominciato una nuova fase per modificare il progetto originario. Prima di procedere però a rifare il progetto originario, gli uffici tecnici hanno ritenuto di effettuare una verifica strutturale antisismica che è stata affidata a dei professionisti del settore. Sono stati quindi effettuati dei sondaggi con calotaggi che hanno evidenziato la sostanziale affidabilità dell'immobile, ma hanno anche rilevato delle criticità da superare e da considerare nella nuova progettazione del tetto. Questa fase si è conclusa con una relazione tecnica dei tecnici incaricati che è pervenuta il 28 giugno del 2019 ed è stata consegnata ai progettisti che stanno rimodulando il progetto del tetto. Il nuovo progetto è in fase di ultimazione, verrà inviato alla Regione per l'approvazione, penso assolutamente nel mese di agosto, ma probabilmente già nelle prossime settimane, e qui mi hanno spiegato che la Regione ha 60 giorni di tempo per approvare il progetto. Ovviamente noi pensiamo che possa essere approvato anche in un termine minore. I lavori, dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione, la durata dei lavori è prevista in 2 mesi, quindi si può fare ragionevolmente la previsione che tra l'approvazione del progetto dopo lo stato di viaggio in Regione e i lavori per il periodo di 2 mesi il tutto possa completarsi entro il fine dell'anno. Grazie assessore, consigliere rispondente della risposta. Sì, grazie Presidente, grazie assessore per la risposta molto precisa. Appunto, se può verificare, appunto, visto che ci sarà anche questo, penso la possibilità di aderire al decreto concretezza per questi lavori, ovviamente devono essere fatti insieme entro il 31 di ottobre, visto che i tempi sono stretti, però che ovviamente anche con la competenza dei nostri uffici riesca ad essere fatto tutto nei termini, in modo che il nostro comune possa avere questo supporto. Quindi grazie della risposta. Grazie consigliere Rovea. Direi di proseguire con la prossima interrogazione che viene sempre presentata dal Partito Democratico e ha come oggetto fine sperimentazione CTT e prossimi passi. Chi espone? Grazie consigliera Zorba. Grazie Presidente. Premesso che la città di Piossasco, congiuntamente al comitato Io non salgo, ha sentito di prendersi in passi con GTT, a seguito di numerosi incontri con GTT, Regione Piemonte ed Agenzia Metropolitana per la Mobilità,
aveva ottenuto una sperimentazione che prevedeva un'unica tariffa per gli studenti residenti a Biossasco con abbonamento verso Pinerolo per la tratta 1510. Tale sperimentazione aveva come termine ultimo per la sua validità il giorno 30 giugno 2019. Tenendo conto della buona partecipazione ed adesione da parte degli studenti di Biossasco, sarebbe opportuno che tale sperimentazione diventi operativa in maniera permanente. Considerato che la differenza del costo degli abbonamenti per Pinerolo è lo stesso che per la tratta Biossasco-Pinerolo, con l'impossibilità però da parte dei possessori di tale abbonamento di spostarsi verso Torino senza costi aggiuntivi, la città di Biossasco, la GTT, la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana avevano convenuto di effettuare una verifica della sperimentazione una volta terminata. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e o l'assessore competente a chiedere agli enti coinvolti un incontro per la verifica di tale sperimentazione, quali siano i passi che si vogliono intraprendere in merito del tema trasporto pubblico ed in particolare di quello per gli studenti di Biossasco. Grazie consigliere. Prego, signor sindaco. Ringrazio la consigliera Zorzan perché mi permette di precisare quanto seguo. Ho preparato, insieme ai vari richieste di incontro che prima vi anticipavo, anche per su questo tema ho preparato e sarà in partenza immagino nei prossimi giorni una richiesta di incontro all'Agenzia Metropolitana della Mobilità e all'assessore regionale Gabuzzo per un incontro di aggiornamento in merito a quanto avvenuto fino a qui e per capire i prossimi passi. Abbiamo detto prima nella presentazione del DUP che la nostra intenzione è continuare a coinvolgere il comitato di cittadini di Monsanto e di dare massima importanza a questo tema perché obiettivamente le tariffe per i nostri studenti, per le loro famiglie sono troppo alte, cioè la fino alla è un dato da cui non si può prescindere. La sperimentazione fatta finora non può essere un punto di arrivo, ma certamente noi la consideriamo un punto di partenza. E su questo aspetto qua insisteremo con i nostri. In più, devo dirvi, mi preme di aggiungere questo. Con forza noi segnaleremo la necessaria sicurezza degli automezzi in uso su questa tratta, in quanto ben due incendi hanno in qualche modo coinvolto gli automezzi, uno a Vinasco, uno a Roletto, se non vado errato, dove sono davvero venuti mesi. Quindi in qualche modo noi marcheremo questo tipo di attenzione e ripeto, il sindaco e il collega sono andati anche all'appuntamento, all'incontro che c'è stato la settimana scorsa all'Agenzia della Mobilità. Chiaramente non era questo il tema, ma ci ha permesso questo di presentarci e di anticipare che quanto prima noi chiederemo un incontro. Grazie. Grazie signor sindaco, consigliera Zorzan, o se vuole replicare o se è soddisfatta della risposta. Sono soddisfatta, volevo solo ringraziare il signor sindaco e volevo, come ha già detto lei in precedenza, sperare che questo sia solo un punto di partenza per ottenere non solo più una sperimentazione ma una riduzione vera e propria delle tariffe e una revisione degli abbonamenti degli studenti di Biossasco. Grazie. Grazie consigliere Zorzan. Allora, proseguiamo con la prossima interrogazione, sempre presentata dal gruppo consigliere del Partito Democratico, che ha come oggetto consegna copie e costituzioni ai diciottenni di Biossasco. Chi espone l'interrogazione? Prego, consigliera Suppo. Grazie Presidente. Appunto come da oggetto, allora la leggo che facciamo prima. Premesso che il 2 giugno è la festa della Repubblica ed è istituita come festa nazionale, considerato che il 2 giugno 2019, essendo in pieno periodo elettorale,
Tale celebrazione non è avvenuta e quindi i diciottenni, cioè i piossaschesi nati nel 2001, non hanno potuto partecipare a una celebrazione pubblica di questo tipo, molto sentita da parte della cittadinanza e dalle famiglie dei giovani. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco o l'assessore competente se si intende dedicare in un altro momento celebrativo, in un'altra data o nelle celebrazioni di un'altra festa nazionale uno spazio ai giovani diciottenni per la consegna della copia della Costituzione. Grazie. Grazie consigliere Zuppo. Prego, vice sindaco Sanna. Grazie consigliere Zuppo e al gruppo del Partito Democratico per aver sollevato in Consiglio Comunale questa questione. Come giustamente scritto nel testo dell'interrogazione, il 2 giugno del 2019 non è stato celebrato per l'unica ragione che era proprio pieno periodo elettorale, nel senso che è caduto tra il primo e il secondo turno delle elezioni amministrative. E ovviamente da parte nostra c'è sia da un lato la volontà di festeggiare la festa della Repubblica nei prossimi 5 anni sicuramente, sia c'è la volontà di continuare a consegnare le costituzioni ai neodiciottenni piossaschesi. E non per forza i due momenti devono coincidere, nel senso che possiamo anche immaginare, e chiediamo su questo l'aiuto di tutto il gruppo consigliare, di tutto il Consiglio Comunale, possiamo anche immaginare dei momenti differenti per la copia delle costituzioni ai ragazzi. E sicuramente quest'anno dovrà avvenire in maniera differente, perché non vogliamo saltare un anno, quindi non vogliamo che i ragazzi del 2001 siano gli unici che dal 2010 ad adesso ai prossimi anni non ricevano la Costituzione, quindi vogliamo sicuramente immaginare un momento. La proposta che vi facciamo, ma siamo disponibili a confrontarci con tutti voi, è quella di immaginare a questo momento in quell'occasione che ci sembrava un po' più consona, che è quella delle celebrazioni che in qualche modo possiamo immaginarci del 9 novembre del 2019, giorno in cui cade il 30° anniversario dalla caduta del muro di Berlino. E quindi ci sembrava davvero davvero il momento giusto per organizzare questo momento con i neodiciottenni e immaginare però, vista l'occasione, immaginare qualcosa di un po' più ampio che soltanto la consegna della Costituzione, sia come iniziativa di per sé, quindi magari pensare a un momento di confronto sull'importanza dell'Unione Europea, quindi tutto il processo che è nato dopo la caduta del muro di Berlino, sia immaginare un kit un po' più ampio per i ragazzi che non abbia soltanto come oggetto la Costituzione italiana, ma magari inventarci qualcosa di più. È tutto in itinere, quindi io ad oggi confermo la volontà assoluta di consegnare le costituzioni e di ricominciare chiaramente con le celebrazioni della festa della Repubblica, ma appunto è tutto in costruzione e qualsiasi suggerimento o chi ha voglia di dare una mano in questo senso è ben accetto. Questa è la proposta che vi facciamo noi, su cui lavoreremo nei prossimi mesi. Grazie mille. Grazie vice sindaco, prego consigliere Zuppo. Grazie, ci tenevo solo a sottolineare che abbiamo scelto di fare questa interrogazione primo perché è molto sentita da tutta la cittadinanza e soprattutto perché ci sembra veramente giusto portare avanti quello che ha funzionato davvero nell'amministrazione precedente e che vale veramente la pena di continuare. Quindi ringrazio il vice sindaco e speriamo allora che vada a buon fine. Grazie. Grazie consigliere Zuppo. Bene, proseguiamo, sempre abbiamo un'altra interrogazione, questa volta presentata dal gruppo consigliare della sinistra indipendente, Piossasco ci sta a cuore. Chi vuole? Prego, consigliere Del Pero. Grazie Presidente, questa interrogazione si inserisce nel contesto di una maggiore attenzione alla salvaguardia del pianeta, sicuramente necessaria. Attenzione dimostrata specialmente e giustamente dai più giovani che non hanno esitato nei mesi scorsi a scendere in piazza spronati dalla sedicenne Greta Thunberg, diventata in pochi mesi simbolo della lotta al cambiamento climatico. Leggo l'interrogazione.
La sottoscritta consigliera comunale della Sinistra Indipendente, avendo appreso dal quotidiano Avvenire della proposta avanzata da Leonardo Pecchetti, economista e cofondatore della scuola Economia Civile, e da Enrico Giovannini, economista, statistico, già ministro del lavoro e attuale portavoce dell'ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, affinché i giovani che organizzeranno i prossimi venerdì di scioperi globali mensili come lotta al cambiamento climatico allunghino il passo, trasformando la sensibilizzazione in azioni concrete di consumo responsabile, organizzando anche il Saturdays for Future come successiva giornata dedicata al consumo e alla produzione responsabile, di cui parla l'obiettivo 12 dell'Agenda 2030. Aiutando così i mercati e le imprese ad accelerare la transizione verso la sostenibilità, votando con il portafoglio. Interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere quali iniziative potrebbe avviare il nostro comune affinché questa proposta sia più conosciuta dai giovani di Piossasco e dei comuni vicini che frequentano le scuole superiori di Orbassano, Sangano, Giaveno, Pinerolo e Torino. E affinché sia migliorata, integrata e resa utile anche a livello locale, l'app Voto con il portafoglio, realizzata nell'ambito del progetto Seminiamo diritti, promosso da Next, Nuova Economia per Tutti, e da ACLI. Uno strumento da utilizzare per conoscere, geolocalizzare e valutare le imprese responsabili del territorio, segnalando esperienze e iniziative legate al consumo responsabile da condividere con la community, dando vita ad un cash mob etico. Grazie. Grazie consigliere Del Pero. Chi risponde all'interrogazione? Prego, l'assessore Abrati. Grazie presidente, grazie assessore Del Pero. Consigliere Del Pero, si sente adesso? Grazie. L'iniziativa citata la troviamo lodevole e condividiamo pienamente lo spirito che la anima. Questa richiama immediatamente uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, il numero 12. Il consumo e la produzione responsabile richiamati in questo obiettivo riteniamo possa essere interpretata sia dalla grande che dalla piccola distribuzione, ma è sugli scenari descritti da quest'ultima che si può agire nell'immediato. Infatti è sulla piccola produzione e distribuzione locale che vorrei soffermare l'attenzione, perché possono essere pronte ed agili interpreti di questa sfida che indirizzerebbe verso la responsabilità ecologica e sociale e il mercato. Dal punto di vista dei commercianti e dei produttori, nella fattispecie locali, raccogliere la sfida può rappresentare un valore aggiunto, una leva per spostare l'attenzione su alcuni aspetti della produzione che danno risalto alla qualità e ne costituiscono nello stesso tempo l'ossatura, rispondendo maggiormente ai bisogni del consumatore. Questo assume un'importanza rilevante per il nostro futuro. Dal punto di vista del consumatore, l'iniziativa è molto utile sia per il maggior valore intrinseco rappresentato dal prodotto, sia per la presa di coscienza sulla storia dei prodotti a cui porta. Aderire a questa iniziativa e portarla a conoscenza dei cittadini è un ottimo strumento per favorire la presa di coscienza del ruolo politico che hanno sia i produttori che i consumatori e, quando presenti, gli intermediari commerciali. In particolare, la diffusione dell'utilizzo dell'applicazione citata fornisce un utile riscontro sulla qualità degli acquisti e una valida guida agli acquisti stessi secondo il criterio della sostenibilità. Intavoleremo un discorso di diffusione mediante un'azione concordata con gli uffici. Purtroppo, essendo arrivata stamattina l'interrogazione, non ho ancora potuto parlarne. Abbiamo raccolto con grande apprezzamento la nascita di questa iniziativa al fianco del più famoso Friday for Future, ed auspichiamo che nasca anche un Saturday for Future, al quale aderiremo certamente, perché ci immaginiamo che tutti i giorni siano buoni per pensare al futuro del nostro ambiente. Il coinvolgimento della maggior parte dei commercianti e dei produttori potrebbe essere oggetto di future campagne di sensibilizzazione e divulgazione. Un utile lavoro di collegamento sul territorio ci permetterà la diffusione di alcune iniziative anche oltre i confini comunali. Esplorare il coinvolgimento dei comuni limitrofi, ad esempio quelli che aderiscono al consorzio COVA,
che sarebbe già un bacino nutrito, potrebbe essere già un inizio impegnativo e quasi necessario nella crescente necessità di fare rete. Friday for Future, Saturday for Future, Sunday for Future, questa attenzione diffusa ci richiama ad un'attenzione quotidiana al tema ambientale e non di meno a una pratica costante della preservazione di questo patrimonio. Per questo, come ufficio ambiente, penso di approntare un lavoro unicamente divulgativo sulla impronta ecologica delle nostre abitudini. Questo lavoro, come le iniziative for Future, riceveranno evidenza in magari presentazioni pubbliche, magari esposizioni permanenti. Il nostro futuro va tutelato, ben vengano queste future iniziative. Il 2030 è vicinissimo ed il lavoro da fare è molto. In effetti abbiamo già studiato due progetti e sono pronti per intraprendere questa strada della sostenibilità. E col sostegno di tutti credo che potrà essere percorsa pregevolmente. Grazie. Grazie Assessore, io consiglio. Ringrazio l'assessore Abrate per l'esaustiva risposta e mi auguro che si continui questa condivisione di intenti relativamente alla salvaguardia ambientale del nostro pianeta. Grazie. Grazie consigliera. Bene, proseguiamo con le interpellanze. E cominciamo con l'interpellanza presentata dal gruppo consigliare Forza Italia, che ha come oggetto interpellanza chiusura attività mulino comunale. Chi espone? Prego, consigliere Gamba. Ma prima di dare lettura alle interpellanze, alle tre interpellanze praticamente, vorrei fare una premessa. In questo periodo dico, abbiamo avuto una specie di blackout di quello che era l'informazione che la minoranza aveva dovuto al fatto che i consigli comunali fossero semplicemente istituzionali e anche quando non istituzionali non c'erano ad esempio le comunicazioni o le interpellanze o queste cose qua, perché convocati semplicemente dal sindaco oppure dal presidente del consiglio. Allora, fatta questa premessa, le interpellanze che ho fatto, ancora una seconda premessa, che mi trovo sempre un po' a disagio nel fare l'interrogazione o l'interpellanza, perché l'interrogazione, diciamo, la espone semplicemente il consigliere o uno dei consiglieri del gruppo che l'ha presentata e nessun altro può intervenire. Mentre invece a volte ci sarebbero anche delle cose da dire da parte degli altri gruppi sugli argomenti che vengono toccati. Non voglio qui discutere le interrogazioni che sono state presentate dal PD, perché su tutte avrei avuto qualcosa da dire. Però resto alle mie, per cui ho sempre, le nostre, perché ho sempre fatto piuttosto interpellanze, perché così c'è la possibilità di sentire eventualmente altri gruppi. Però un invito che rivolgo è quello di... no, adesso si sente, solo che ogni tanto perde contatto la batteria. Allora, dicevo, non vorrei però che questa discussione poi si entrasse troppo in quelli che sono gli argomenti che eventualmente devono poi essere discussi invece oramai nelle commissioni o così via. Allora, per quanto riguarda quindi la prima che è stata enunciata dal Presidente del Consiglio, che riguarda la chiusura dell'attività del mulino, noi siamo rimasti come Consiglio Comunale a più di un anno fa, quando praticamente in questo Consiglio avevamo deliberato la terzializzazione in tutto o in parte delle attività del mulino.
non abbiamo mai avuto modo di confrontarci sul fatto come fossero suddivise le attività, anche se abbiamo avuto modo di vederlo poi nei bandi dove sono state divise le attività del ristorante da quella della sala onda, dove l'abbiamo vissuto quando siamo andati a chiederne l'utilizzo, che non dovevamo più andare dal ristorante o dal slow cinema, ma dovevamo andare in comune, e invece il resto dell'attività culturale del mulino. Leggo l'interpellanza. Considerato che la convenzione con Slow Cinema, che regolava tutte le attività del complesso del mulino comunale, scaduta dal giugno 2018, quindi più di un anno fa, considerato che il Consiglio Comunale a giugno 2018 aveva deliberato di terzializzare in tutto e in parte tali attività, considerato che la precedente giunta aveva prorogato il 30 giugno 2019 tale convenzione, viste le decisioni sempre della precedente giunta che avevano suddiviso le varie attività in quattro parti, e precisamente la sala onda gestita direttamente dal Comune, come già precedentemente la sala soppalco, la sala colonna e la sala cerimonia, un locale assegnato direttamente al centro di ascolto, terzo, ristorante da assegnarsi mediante gara di appalto, e quarto, il teatro da assegnarsi sempre mediante gara di appalto. Vista la gara di appalto relativa al ristorante, conclusa con la presentazione delle offerte in data 12 giugno e l'apertura a busta il 18 giugno, vista la gara d'appalto per il teatro, conclusa con la presentazione dell'offerta il 18 luglio e l'apertura a busta il 24, poi prorogata il 30 questa mattina, considerando che la permanente chiusura sia di un danno alla comunità piossaschese, che vedeva comunque nel centro sia un punto di ritrovo che di riferimento culturale, in particolar modo anche nel periodo estivo, aggiungerei anche in apertura poi dopo il periodo estivo per chi rimaneva in città, chiede quali siano le motivazioni di tale chiusura e come l'amministrazione intende operare per fare in modo di velocizzare la riapertura. Faccio subito l'intervento così per avere la... Potete cambiare il microfono, grazie. Allora, più che altro è per sapere come la Giunta intende proseguire, perché mi risulta che ci siano delle difficoltà dopo, visto che avevo presenziato l'apertura del ristorante, e quindi che ci siano delle difficoltà per l'apertura, per dei lavori eventuali che devono essere fatti. E per quanto riguarda invece la parte del teatro, ricordo stamattina c'è stata l'apertura delle buste, dove ci sono delle piccole cose che devono essere formalizzate sulla parte amministrativa con due partecipanti, e quindi la cosa probabilmente va ancora per le lunghe, e quindi volevo anche un po' sollecitare la Giunta con questo, perché si faccia in maniera che all'apertura, dopo le vacanze estive, chi avrà questa attività possa farsi la dovuta programmazione, perché dopo un periodo anche magari lungo di chiusura è sempre più difficile riprendere, e quindi diventa un po' una ripartenza da zero, e quindi sicuramente questo nuoce al centro e alla comunità piossaschese. Grazie. Grazie a lei, consigliere Gamba. Prego, signor Sindaco, per la replica. Confesso che le informazioni, ringrazio il consigliere Gamba che mi dà l'opportunità, che ha il consigliere, noi non abbiamo di altri in più, cioè nel senso che è di stamattina l'apertura della busta. Noi sappiamo che si insedierà la commissione di valutazione che valuterà le proposte economiche il 6 agosto. Possiamo confermare che
hanno partecipato due delle tre ditte che hanno espletato le visite, che era uno dei criteri che è previsti dal bando, è indubbio che andavano fatti in maniera prioritaria i lavori di messa a norma a carico del comune, e questi lavori non erano più rinviabili, e quindi come dire, i gestori subentranti, sia per quanto riguarda i ristoranti sia per quanto riguarda l'attività cinema, teatro, erano consapevoli che questi erano come dire, delle sorte di precondizioni affinché come dire, loro poi iniziassero la loro attività. E posso dire che per quanto riguarda i lavori messi a norma ci sono state ripetute visite del sottoscritto, dell'assessore dei lavori pubblici, del vice sindaco, che sono addirittura stati chiamati perché a un certo punto questi solventi presenti nell'ambiente hanno fatto scattare l'allarme, e quindi c'è stato un sopralluogo d'urgenza con la dottoressa Feltrin e il comandante dei vigili, e quindi questo è il dato. Raccogliamo l'invito del consigliere Gamba affinché la giunta, il sindaco in particolare, è impegnato a mettere tutte le attenzioni e le pressioni nel rispetto chiaramente tecnico dell'esecuzione dei lavori, affinché quanto prima la struttura sia consegnata ai gestori sia del ristorante che dei vincitori del bando per il mulino in condizioni ottimali per avviare le attività sia di ristorazione che di proiezione culturale. Grazie. Grazie signor sindaco. Prego, consigliere Siani. Allora, ci tenevo a intervenire per dire al Presidente, al Sindaco, al Consiglio, che siamo contenti di condividere con la minoranza, di capire che c'è di condividere la minoranza questa attenzione per la valorizzazione del nostro centro culturale. Devo dire che mi è fatto anche piacere questa mattina vedere all'apertura delle buste della Perla Gara la presenza non solo del consigliere Gamba ma anche di alcuni cittadini interessati. È proprio la dimostrazione che il centro culturale in questi anni di vita ha saputo diventare un punto di riferimento per molti, e c'è proprio l'interesse di che questo spazio diventi un luogo di anche in medesimazione, no? Quindi è una proposta importante, seppur con tante difficoltà. I ritardi accumulati in questi anni nel rinnovo della gestione sono un problema sicuramente, e noi siamo disponibili ad affrontare il prima possibile tutto ciò che è possibile fare per giungere a una rinnovata gestione, magari anche con vantaggi rispetto al passato. Il centro culturale di Dobbiamo la Scuola è diventato una realtà importante, apprezzata anche all'esterno del Sasco. Ci sono molte potenzialità ancora inespresse, però bisogna comunque ringraziare la passata gestione e gli sforzi fatti dalla precedente amministrazione. Guarderei comunque gli aspetti positivi, in questi anni, lo ricordava già il sindaco, in questi mesi sono ancora in corso importanti lavori di messa in sicurezza e di aggiornamento e rinnovamento dei sistemi di prevenzione e protezione per l'antincendio. È stata affidata la gara per la gestione del bar ristorante e speriamo a breve di vedere l'inizio dei lavori, pare che si stiano avviando in questo senso, e questa mattina appunto sono state aperte le buste e il sindaco già dice che il 6 agosto ci sarà, speriamo, già la pubblicazione. Mi è sembrato di capire che ci sono delle premesse positive, speriamo bene. Grazie. Grazie consigliere Siani. Sono altri interventi? No. Sindaco, vuole replicare? No? Così. Direi di passare alla prossima interpellanza.
presentata sempre dal gruppo consigliare di Forza Italia, e che ha come oggetto interpellanza su intenzioni sindaco riguardanti la segreteria unica con i comuni di Bruino e Rimalto. Prego, consigliere Gamba. Le do lettura. Interpellanza su intenzioni sindaco riguardanti la segreteria unica con i comuni di Bruino e Rivalta. Abbiamo appreso da organi di stampa di incontri avvenuti tra il sindaco della nostra città con i sindaci di Bruino e Rivalta e successivamente delle intere giunte dei tre comuni, incontri nei quali si sono prese decisioni circa attività riguardanti il nostro comune da svolgersi in sinergia con gli altri due comuni, riportate su un comunicato stampa della città di Rivalta e successivamente con un atto consigliare adottato dal comune di Bruino riguardante la segreteria unica assegnata alla dottoressa In Bimbo, segretaria di Rivalta. Chiedo al sindaco di riferire in questo consiglio comunale, in modo particolare se sua intenzione dell'intera maggioranza portare un simile provvedimento da adottarsi in consiglio riguardante la segreteria unica con gli altri comuni. Prego, signor sindaco. Ringrazio il consigliere Gamba per l'interpellanza. Come lui sa, è facoltà del sindaco subentrante entro 120 giorni dal suo insediamento poter scegliere un nuovo segretario. Dai 60 giorni. Tutto quello che abbiamo dichiarato in questi mesi muove in una logica politica che prova a rafforzare l'azione di mettere in atto tutte le possibili sinergie con i comuni di questo territorio. Questo è il passaggio politico. Pertanto colgo l'occasione per ringraziare i colleghi di Comune di Rivalta che ci permettono, e ripeto, sottolineo, in via transitoria di poter fare la convoluzione per la segreteria con la dottoressa Iris In Bimbo. Non possiamo portare oggi tale convoluzione, perché questa è la nostra intenzione, perché non sono ancora decorsi 60 giorni. È nostro impegno proporlo al prossimo consiglio del 27, come già prima anticipato, e rimantengo su questo come dire, la priorità del nostro ragionamento. Dovremmo essere giusti con i conti, dovremmo stare dentro i 120 giorni. Per 27 settembre. Dovremmo stare dentro i conti. Era solo per il consiglio 27. Ho proposto agli uffici di farlo il 27 di venerdì in modo da permettere alla senatrice, come anticipavo. Per quanto riguarda appunto questo tipo di azione integrata con gli altri due comuni, sta dentro una situazione transitoria che ci mette poi nelle condizioni di predisporre gli atti successivamente per poi individuare le figure con un tempo maggiormente dedicato. Grazie. Grazie, signor sindaco. Prego, consigliere Gamba. Ringrazio il sindaco delle precisazioni. L'unico problema appunto è stato che dal primo incontro di cui è venuto fuori un comunicato stampa del comune di Rivalta e non riuscivamo a capire. Successivamente c'è stato un atto consigliare di Bruino, ecco, la precisazione oggi del sindaco che si tratta in via transitoria, dico chiaramente ci rasserena un po', perché riteniamo che il comune di Piussasco, nelle condizioni in cui si trova sotto l'aspetto risorse umane e le difficoltà anche, debba avere comunque
un segretario del governo, anche perché dico, il personale è scarso, mi risulta che ci sono delle dei pensionamenti, quotacente e così via, quindi nei prossimi mesi penso che si affronterà un periodo di grossa difficoltà, quindi questo aspetto di una segreteria con un altro comune grande come quello di Rivalta e un altro seppur piccolo come quello di Bruino metta comunque un'ulteriore difficoltà al comune di Piossasco, alla gestione del comune di Piossasco. Grazie consigliere Gamba. Prego consigliere Galeno. Grazie presidente. Ma ovviamente non vediamo l'importanza di quello che abbiamo detto anche in campagna elettorale, di aprirci, no? Di fare questo lavoro di apertura e di collaborazione con i comuni limitrofi. Un po' stupito anche noi conoscere le cose da un comunicato stampa di altri comuni piuttosto che dai giornali, forse in modo anche un po' forzato e non, no, non secondo quelle che sono le spiegazioni che ci ha dato il sindaco. Riteniamo che però questo lavoro di collaborazione sia importante e che sia però anche una condivisione con il Consiglio Comunale, insomma, sicuramente non era un atto voluto, ma non è stato veramente piacevole comprenderlo subito prima dai giornali che non direttamente, insomma, in una sede formale o di forma, anche perché poi sono state riportate cose che vanno ben al di là di queste che sono le cose che ci ha esplicitato il sindaco. Sì, la preoccupazione di un segretario a ore ridotte, della segreteria a ore ridotte è sicuramente una preoccupazione. L'aspetto della transitorietà, come evidenziava il consigliere Gamba, è un elemento importante, ma penso sia anche importante capire il lavoro che oggi ha organizzato la segreteria delle funzioni, diverse funzioni che la segretaria attuale, come potranno essere redistribuite anche se pure in una fase temporanea. Grazie. Grazie consigliere Garello. Ci sono altri interventi. Prego consigliere Perone. Grazie signor Presidente. Volevo aggiungere che anche noi quando abbiamo ricevuto la notizia presa in quel modo siamo rimasti perplessi. Ovviamente è un discorso che va inserito in un progetto che credo il nostro sindaco ha ben presente in mano e quindi gode della piena fiducia che lui ripone in questa alleanza con i comuni. Ovviamente tutto va nella direzione di una migliore collaborazione, gestione, tutto il discorso che comunque va, ricade sulla cittadinanza, sul nostro comune, sui cittadini e quindi è un'idea che essendo nuova, come tutte le idee, possono essere diciamo, prese con titubanza, però è un qualcosa, un percorso nuovo che si intraprende, quindi se il fine è quello di portare, come dicevo prima, migliorie al nostro comune, ben venga. Il fatto che poi sia un qualcosa di transitorio e che poi tutto comunque debba passare dal Consiglio Comunale dà garanzia sulle eventuali decisioni che verranno prese in futuro, quindi rimane un'idea, un progetto al quale noi appoggiamo, ma ovviamente aspetteremo poi nel concreto quali saranno le proposte, la strada che comunque bisognerà percorrere, valutarla poi insieme e decidere se poi è qualcosa che effettivamente porterà dei benefici oppure no. Però ripeto, il fatto che tutto debba passare dal Consiglio Comunale dà garanzia che tutto venga
fatto nel migliore dei modi. Grazie. Grazie consigliere Ferone, prego consigliere Polesti. Grazie Presidente, buonasera a tutti i cittadini, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, a tutti i consiglieri. Volevo intervenire solo ricollegandomi agli altri interventi, che sarebbe anche interessante capire, ecco, le sinergie e le efficienze che verranno scaturite da questa iniziativa, che reputo che sia anche positiva ovviamente, perché ho già visto anche altre esperienze di altri comuni che hanno fatto sinergia per esempio sulla polizia municipale e che magari hanno anche portato sicuramente dei benefici anche come in termini, diciamo, di presenza sul territorio. Questo, quindi, questo sarebbe interessante capirle, le efficienze, le sinergie e le migliorie che porteranno questa iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Polasti, prego signor Sindaco. Allora, ci sono dei giornalisti in aula che fanno legittimamente il loro mestiere. Ci sono i comunicatori di sindaci che hanno la funzione di dare evidenza, quindi abbiamo i comunicati stampa, gli uffici stampa dei comuni che quindi fanno il loro mestiere. Il dato però oggi che io ci tengo a portare qui al Consiglio è questo: c'è un accordo attraverso lo strumento della convenzione ratificato la settimana scorsa dal Comune di Bruino, ieri sera dal Comune di Pilatta, che mette il Comune di Piossasco nella possibilità via transitoria di avere 14 ore la segretaria, la dottoressa in bimbo a Piossasco, 14 ore arrivata e 8 ore a due giorni. Chiaramente tutti e tre i sindaci, quando abbiamo incontrato la dottoressa in bimbo, nessuno, e gli abbiamo chiesto, e certamente nessuno ha detto controlliamo l'orario. La dottoressa in bimbo avrà i suoi, come dire, obiettivi, i suoi mandati sia nel comune di Bruino, nel comune di Livante, nel comune di Piossasco, e come dire, metterà a disposizione del consiglio, degli assessori e della struttura amministrativa tutti quegli elementi che noi porteremo in essa. Punto. Tutto quello che, ripeto, legittimamente i giornalisti in sala, gli uffici stampa dei comuni hanno messo in giro per quanto riguarda protezione civile, polizie, eccetera, non sta assolutamente nell'ordine del giorno degli incontri che noi abbiamo fatto, nel senso che ci siamo lasciati questo incontro avvenuto nella sala giunta del comune di Bruino con l'autorizzazione dei sindaci, la dico tra virgolette autorizzazione, di far scambiare i cellulari agli assessori. Punto. Nel senso che, come dire, ci sono esigenze, condivisioni di informazioni, di dati, di molto, ma molto terra terra, dove, come dire, hanno permesso e stanno permettendo ai sindaci, agli assessori di consultarsi, sentirsi. Questo è il dato. Tutto quello che noi eventualmente mettiamo a un ragionamento di sinergie organizzative, questo è da venire, perché è chiaro a noi che modificare i modelli organizzativi, e quindi provo a rispondere al consigliere Polastri, modificare i modelli organizzativi nelle pubbliche amministrazioni è un'impresa titanica. Arrivo dalla pubblica amministrazione. Quindi io prendo atto che il modello organizzativo
che si è dato il comune, credo nell'anno tra il 2015 e il 2016, è un modello organizzativo, come dire, che io prendo atto, ha degli elementi funzionali, aveva degli elementi funzionali al programma della giunta precedente. Noi oggi subentriamo con altri elementi di priorità. Il lavoro meticoloso di sartoria, però, di sartoria, noi non lavoreremo la città, ma lavoreremo di sartoria, sarà quello di mettere in condizione questo modello che ha una sua storicità. Questi sono elementi che io ho già presentato alla riunione, alla conferenza di servizi con la dottoressa Blencio, la dottoressa Rivetto e tutte le istituzioni organizzative. Quindi noi non vogliamo stravolgere, ma faremo un lavoro di sartoria affinché quegli elementi organizzativi necessari affinché il programma di cui noi, come dire, dobbiamo rispondere, devono essere individuati come elementi prioritari, mettere in condizione la macchina, la struttura, le competenze, le valorizzazioni dei nostri dipendenti di, come dire, corrispondere. Quindi noi non abbiamo in prima istanza un obiettivo di efficientamento, ma abbiamo un obiettivo assolutamente di rispetto massimo delle valorizzazioni delle competenze che ci sono dentro la struttura di Sasco, che noi dobbiamo, come dire, in qualche modo conoscere, e questo è compito del sindaco, è compito degli assessori, come dire, andare a un rapporto, come dire, più professionale possibile, passatemi tra virgolette professionale, ma quello di conoscere le attività, le competenze, come dire, i curriculum che in qualche modo oggi sono presenti, e insieme al nuovo segretario andare a individuare quei piccoli accorgimenti che ci mettono nelle condizioni di dare quelle risposte. È il periodo delle ferie. È interessante, ma le chiedo di avviarsi alle conclusioni. Vabbè, io ho finito. Io non ho nessun problema, ho finito qua. Cioè, volevo solo, come, chiudere dicendo, siamo nel periodo di referenza, c'è l'impegno da parte di tutti, la squadra, di conoscere tutto il personale. Noi ci siamo dati questo impegno, che passata la fase incontro con il gruppo dirigente, con le posizioni organizzative, quello di essere accompagnati i singoli assessori e il sindaco a conoscere tutte le varie catene di comando presenti a cui fanno riferimento. Grazie, scusate. Presidente, scusi. No, grazie signor sindaco, è stato molto chiaro. Bene, se non ci sono altri interventi passerei all'interpellanza successiva, presentata sempre dal gruppo consigliare di Forza Italia. È un'interpellanza su dichiarazioni intenzioni del sindaco su SP6. Presumo appunto la parola al consigliere Gamba, grazie. Sì, ma questa segue un po' la falsariga del fatto precedente, cioè che ci siamo trovati così spiazzati un po', è vero, da certe dichiarazioni del sindaco, e volevamo sapere dalla sua viva voce quali erano le intenzioni. E questo, non togliendo niente, qui non ci sono delle dichiarazioni fatte ufficialmente da così, da delle relazioni ufficiali di comuni o di atti di comuni, come nel caso precedente, perché un conto è quello che si apprende dai giornali, che ovviamente giustamente il sindaco dice fanno il loro mestiere, e invece quello che nel caso precedente erano dei comunicati stampa ufficiali di un comune. Però vabbè, in questo caso siamo rimasti un po' perplessi sul fatto che era stato iniziato un percorso da parte della precedente amministrazione per mettere in sicurezza le SP6,
che aveva degli step successivi. Non voglio qui entrare nel merito se erano misure buone, non buone, popolari o antipopolari o cose di questo tipo, però erano concordi. E vado a leggere l'interpellanza. Abbiamo appreso dagli organi di stampa la sua dichiarazione relativa alla sua contrarietà, può smentire se non è così, alla installazione sull'SP6 di un autovelox previsto dalla città metropolitana a seguito degli incontri avvenuti nel luglio e settembre 18 tra la città metropolitana e questo comune, che avevano individuato un percorso concordato di cui l'autovelox era il primo passo delle misure da adottare per mettere in sicurezza la nostra circonvallazione cittadina. Misure che succintamente prevedevano l'installazione di due autovelox, uno per senso di marcia, previa convenzione che destinasse i proventi delle sanzioni agli interventi sul posto, quindi sull'SP6, la progettazione e la costruzione di due rotonde, previa deroga da richiedere, ho scritto richiesta, però in realtà era da richiedere all'ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la progettazione e l'installazione di un divisorio nei sensi di marcia previo allargamento della sede stradale oggi insufficiente e che erano state oggetto, queste sì, di un comunicato da parte della precedente amministrazione a seguito degli incontri con la città metropolitana nelle persone del consigliere delegato dell'Appendino, il consigliere Iaria e da parte del nostro comune dall'ex sindaco e alla presenza delle commissioni competenti della città metropolitana e di alcuni consiglieri tra cui anche il sottoscritto. Con la presente chiediamo se era già stata firmata la convenzione tra gli utenti per la destinazione dei proventi delle sanzioni, perché il primo step era appunto che sia la città metropolitana che il comune di Piossasco firmassero questa convenzione, se è sua intenzione dell'intera amministrazione rimettere quel percorso in discussione e se non sono già stati mossi passi per riconcordare con la città metropolitana altre misure o confermare le precedenti. Questo anche alla luce degli incontri che eventualmente ci sono stati, che è vero non riguardavano quell'atto specifico, ma che ritengo siano da riprendere molto velocemente, perché comunque la sicurezza di quella strada è fondamentale non solo per i nostri cittadini ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Grazie consigliere Gamba, prego signor sindaco. Torno a ringraziare il consigliere Gamba per l'interpellanza. Qui provo, però, se il tempo mi è permesso, a fare due passaggi, uno di metodo e uno di metodo. Sul metodo, ho chiesto di incontrare l'Appendino, e ho chiesto, incontrerò Marocco, perché sotto questo aspetto qui noi abbiamo molteplici questioni da affrontare e approfondirò con loro gli elementi di novità che il nostro territorio sarà attraversato e l'elemento di novità è per quanto riguarda lo sviluppo delle filiere produttive di questo territorio. Non c'è nulla da scoprire, ma questo territorio per fortuna ha superato la crisi, per fortuna è, come dire, un territorio a cui le multinazionali, FCA Motors, la Hitachi, la ex Westinghouse, sono qui, si stanno radicando su questo territorio ed è chiaro che questo tipo di filiera produttiva, come dire, ci richiama
a quali elementi infrastrutturali noi dobbiamo mettere a disposizione affinché queste multinazionali, di cui tutti, come dire, abbiamo perso l'idea mitica che, come dire, rimangono sui nostri territori per sempre, quindi abbiamo tutti la consapevolezza che possono andare via, e per cui l'elemento di priorità su cui noi dobbiamo interrogarci è quello: quali sono quegli elementi che permettano la stabilizzazione nel tempo di queste presenze politiche. Questo è l'elemento di metodo che io metterò all'ordine del giorno della discussione con la sindaca Appendino e con il vice sindaco. Allora, su questo elemento di metodo provo a ragionare sull'elemento di merito. La provincia di Sé attraversa i comuni di Pinasco, Bassano, Rivalta, Volterra e Possasco. Mi pare che non c'è nessun accordo dei comuni interessati che hanno sottoscritto con la città metropolitana. Questo è un dato. Siamo andati a verificare stamattina che le comunicazioni avvenute tra la città metropolitana e il nostro comune, e c'è una proposta di convenzione il 10 ottobre, c'è una richiesta da parte del sindaco Avola il 12 novembre e c'è un'ulteriore richiesta di approfondimento dello schema di convenzione il 25 gennaio 2019. Altro gli uffici che hanno tutto il fascicolo preparato e hanno prontamente messo a disposizione, noi non abbiamo. Allora, la convenzione proposta dalla città metropolitana non prevede ciò che il consigliere succintamente riporta. Non risultano agli atti nessuna convenzione firmata da questa amministrazione, e ripeto, neanche dalle altre, ed è chiaro che alla luce dell'elemento di metodo e dell'elemento di contenuto noi vogliamo ridiscutere tutta la partita della convenzione, contestualmente però ripeto agli altri comuni, perché non è pensabile, no, che, come dire, noi mettiamo situazioni dove l'elemento avviene solo su un tratto e non sugli altri tratti, cioè gli elementi di incidentalità per cui noi abbiamo chiesto un aggiornamento, perché nel fascicolo che tra l'altro gli uffici, insomma il comandante mi ha messo a disposizione, noi abbiamo già una serie di dati di incidentalità riferite al periodo 2009-2014 e abbiamo in qualche modo già immaginato di avere un ulteriore aggiornamento, perché è chiaro che questi elementi qua sull'intera tratta dovranno essere messi all'attenzione con il vice sindaco Marco. Poi certo c'è anche il consigliere Iaria e gli altri consiglieri, ma c'è un elemento di metodo di cui io non voglio prescindere. Io so che il consigliere Gamba è stato parte attiva affinché, come dire, questi elementi di contatto tra la nostra amministrazione e la città metropolitana in qualche modo affrontasse in maniera un po' più di peso, permettetemi un po' la metafora, il problema. È chiaro che noi abbiamo pianto un altro giovane ragazzo di Cugnano, ma comunque i genitori erano di Possasco, per un ennesimo incidente laddove probabilmente lì il famoso guarderei, che mi pare sia questa la soluzione, un guarderei che in qualche modo, quello che c'è per esempio sulla superstrada che fa la circonvallazione di Pinerolo, che ci porta a Sestriero, mi pare di aver inteso
dal comandante, che quella è la tecnicalità a cui noi dobbiamo sperare. Allora, su questa base noi avremo un ragionamento con la città metropolitana. Ma ripeto, gli elementi di metodo sono quelli, gli elementi di metodo sono un flusso di merci, persone, operai, tecnici che arriveranno su questo territorio, e ringraziamo che questo capita, e che quindi questi elementi anche di mobilità devono essere messi all'attenzione della provincia, perché dovrà valutare insieme a noi se questa carreggiata, che oggi è definita extraurbana di secondo livello, non debba passare a extraurbana di primo livello, e quindi in qualche modo andare ad avere degli elementi di attenzionamento da parte della città metropolitana sulla sua gestione e manutenzione differente. Grazie. Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Lovera. Sì, grazie Presidente, grazie al consigliere Gamba per questa interpellanza, anche grazie al Sindaco per le precisazioni che ha fatto nel suo intervento. Ci tengo anche io a dire due cose, perché quello dell'SP6 ovviamente è un tema, insomma, ormai annoso, che ci portiamo da tanti anni e che stiamo cercando di affrontare. Siccome però c'ero anch'io nell'incontro che abbiamo fatto in sala giunta, adesso non ricordo la data precisa, però questa primavera, o forse no, ma sento ottobre, l'anno scorso, con Iaria e gli altri consiglieri metropolitani, con anche praticamente tutti i consiglieri comunali della vecchia amministrazione, e Iaria si era preso l'impegno di portare una bozza di convenzione entro giugno di quest'anno, nel 2019, cosa che agli atti che voi non ci avete riportato da poco non c'è. Una convenzione che si prevedeva, appunto, nonostante io entrare nel merito della scelta, questa applicazione di questo velox che avrebbe dovuto, in cui proventi avrebbero dovuto finire a metà per il comune di Biossasco e a metà per la città metropolitana, ovviamente con l'impegno del comune di Biossasco di reinvestirli sul nostro territorio. Allora, il mio timore è che non vorrei che la città metropolitana ci piazzasse poi il velox, tenendosi tutti i proventi di questo autovelox, e che poi ovviamente non reinvesta nemmeno nel nostro territorio, come spesso avviene per altri casi. Quindi pregherei, non so cosa farà, di portare anche al Pendino, quando hanno incontrato il vice sindaco Marocco, questa questione, perché insomma, per noi è abbastanza centrale. L'altro aspetto che bisogna chiedere ieri è anche che comunque c'era stato richiesto, cioè, non solo il progetto di convenzione, ma anche un progetto sulla possibile messa in sicurezza, perché gli ultimi interventi che sono stati fatti erano quasi più di 3 anni fa, perché c'era ancora Fassino a Sindaco di Torino, quindi vuol dire più di 3 anni fa, sotto il cavalcavia, e per il resto da 3 anni la città metropolitana su quel tratto di strada non ha più fatto nulla. Quindi bisogna capire anche che cosa ha intenzione di fare la città metropolitana su questo tratto di strada al di là dell'autovelox. Poi piccola nota che purtroppo non ha grandi tecnicismi, perché è una cosa che ho letto oggi in treno mentre trovavo qua per venire qua a Biossasco. Ho letto un articolo per cui sembra che il Ministero dei Trasporti abbia fatto da poco un provvedimento per la sostituzione delle barriere autostradali e la creazione di barriere sulle strade provinciali. Era un articolo di Virgilio, quindi ovviamente la fonte non è una grande fonte, però vi invito ad approfondire, perché magari potrebbe anche noi stessi, insomma, per capire se effettivamente possono essere degli elementi utili e possa portare qualcosa di nuovo su quello che, appunto, come diceva lei, è il tema fondamentale, che è quello un po' di queste barriere, che di fatto secondo me sarebbe quello che poi risolverebbe fondamentalmente il nostro problema, e quindi questo è un po' quanto. Grazie. Grazie consigliere Lovera. Prego consigliere Ferone. Grazie signor Presidente, il mio è un intervento che va al di là delle questioni tecniche. In questi anni quello che ho potuto notare da Facebook e quant'altro, che queste disgrazie che sono accadute su questa famigerata SP6 venissero in qualche modo associato poi alla responsabilità degli amministratori.
questa è la cosa più brutta che si poteva leggere nei commenti. Cioè, come se l'amministrazione fosse responsabile di quello. Io il mio augurio che faccio è che davvero si arrivi ad una soluzione. Quale non mi sembra che sia di facile interpretazione, però l'importante è che si arrivi a fare qualcosa per far capire comunque e soprattutto spiegarlo poi, perché forse il problema più grosso, come tutte le cose, poi in questa situazione così articolata e complicata, è spiegarla per i cittadini, fargli capire che comunque la SP6 non è in gestione al comune di Piossasco, ma nonostante detto mille volte, cioè ogni volta è venuto sempre fuori che la colpa è degli amministratori. Quindi il mio augurio è che comunque si arrivi ad una soluzione, o almeno qualcosa che comunque possa dare modo ai cittadini, che far capire questa amministrazione, prendendo ecco, oro tutto quello che l'amministrazione precedente ha portato avanti, con tutti i discorsi che ha portato avanti, di prenderli, rivalutarli e ad arrivare ad una soluzione che comunque possa far capire, possa dare un segno tangibile ai cittadini che comunque qualcosa si è fatto, perché è davvero fa male poter solo pensare, augurarsi che dovesse succedere, anzi non auguriamoci, che succedano altre, diciamo, fatti inverosimili come quelli, salute, e che vengano associati colpevolmente a questa amministrazione. Quindi il mio augurio è che in questo arco di tempo si arrivi davvero a trovare una soluzione. Grazie. Grazie consigliere Farone. Prego consigliere Gamba. Ma semplicemente una breve replica a quanto diceva il sindaco. Allora, concordo con quanto ha detto e lo ringrazio. Il problema è che il pezzo di SP6 che insiste sul comune di Piossasco è ormai solo più l'ultimo pezzo del nostro comune, no? Perché tutti gli altri comuni si sono aggiustati per loro conto. Allora, Bellasco ha un autovelox all'inizio, poco prima dell'entrata nella tangenziale, che tra l'altro mi risulta che gli porti dei bei soldi alle casse, no? Tant'è che hanno dovuto prendere una ditta solo per incassare le multe. Dico, il giorno che si dovesse chiudere il casello di Bellasco, voglio vedere il bilancio di Bellasco, se non ne so, se ne guadagna forse in aria, però non sul bilancio, quindi va bene. Ecco, Piossasco è rimasta orbassana quasi tutto in zona urbana, per cui la limitazione tra le quattro corsie, le due di andata, è stata fatta con delle misure estremamente semplici, tipo quelle che ci sono davanti all'Albi, no? Cosa che invece dai tecnici che c'erano questi incontri su Piossasco non è possibile, perché è in zona agricola e non in zona urbana. Ecco, c'è tutta una serie c'è stato detto, allora, l'incongruenza prima forse è il fatto che una strada a scorrimento veloce con una limitazione ai 70 all'ora, tant'è vero che tecnici presenti gli ho chiesto, dico, ma cosa significa scorrimento veloce? Ai 70 all'ora, quando su tutte le strade c'è il limite, secondo il codice stradale c'è 90, no? A parte questo, però la convenzione in effetti esiste, non è che non esiste, che era stata chiesta. Il problema è che non esiste nei termini, tant'è vero che l'ex sindaco ha chiesto delle spiegazioni proprio su quello che diceva il consigliere Rovera. Ecco. Tra l'altro io ho avuto proprio in questi giorni dalla senatrice Ferrero un atto di governo sottoposto al parere parlamentare, perché c'era, questo è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 di giugno, quindi recentissimo, dove c'è tutta una serie di strade che dovranno essere classificate di interesse nazionale.
Tra l'altro io ho dato una scorsa a quelle che sono delle strade che conosco così anche nella mia provincia di origine, quella del Genova, che non sono così importanti come quella di come la nostra SP6, tenendo anche conto che una statale come la 589 era stata invece derubricata da nazionale a regionale, mentre invece qui si sta facendo delle cose al contrario. Non so se il comune di Chiossasco è stato interessato o se la città metropolitana è stata interessata. Io posso poi, è un atto che è stato trasmesso al Senato per il parere, dove ci sono delle strade piemontesi che vengono passate all'ANAS praticamente, perché la città metropolitana sappiamo in quale condizioni di risorse si trovi, no? E quindi questo potrebbe sgravare e poter velocizzare gli interventi. Ecco, quando ci saranno gli incontri con, non dico con l'Appendino, perché forse l'Appendino è poco corrente della situazione, ma è il suo consigliere delegato, Iaria, che è quello che ha seguito la storia attraverso anche i tecnici della città metropolitana che sono venuti in quelle riunioni a cui faceva riferimento il consigliere Lovera, dico, ci sono già tanto di cartine, tanto di interventi programmati, quindi probabilmente gli incontri, quindi è bene anche che tu li abbia col consigliere delegato Iaria, che è praticamente l'assessore, no, della città metropolitana, in maniera che si vada veramente in fretta e non per colpevolizzare le amministrazioni locali, però il problema è che oggi Chiossasco si trova in questa condizione dove un ex sindaco di Cumiana, oggi nuovo sindaco di Cumiana, che è venuto anche a Chiossasco a raccogliere le firme dopo il famoso incidente di quella famiglia del suo comune. Dico, ancora a luglio di questo luglio c'è stato un incidente che non dipendeva dall'attraversamento, perché chiaramente se si rispettassero i codici della strada probabilmente tanti incidenti anche mortali non succederebbero. Probabilmente quello che è successo nel mese di luglio rispondeva solo a un problema di acqua plena, no? Il lunedì che pioveva, quindi il guardrail o qualsiasi altra misura non lo risolverebbe. Ecco, semplicemente questo. Oggi forse arriviamo in ritardo, però dico, c'è tutta una serie di strade piemontesi che verranno passate all'ANAS e quindi con la possibilità di intervento forse più veloce di quello che oggi forse non si può fare più niente. Darò poi gli estremi di questo atto, vorrei ancora esaminarlo un po', poi lo passo. Grazie. Grazie consigliere Gamba. Non ci sono altri interventi? Prego signor sindaco. Chiaramente siamo su questa qua, noi andiamo a incontrarvi tutti. Se la senatrice, come dire, il suo ruolo, come dire, la consultiamo la città metropolitana e verifichiamo se vi sono quegli elementi di potere, e tra l'altro con le dovute disponibilità da parte della città metropolitana a fare un passaggio della SP6 o almeno una quota parte, perché come dire, qui è l'altro inghippo, insomma, ben volentieri apriamo il ragionamento anche con la senatrice. Mentre ci siamo però, io mantengo questo approccio un po' sistemico e l'incontro con Marocco, Iaria o chi Pizzani, comunque io voglio mettere in campo anche il ragionamento sulla provinciale di Alligatori, la 193 e la 141, nel senso che in quel ragionamento lì abbiamo zona urbana, perché via dei Pioppi, via Alticozzi è zona urbana e su questo
che tipo di risposte la provincia si mette in condizioni di offrire ai cittadini, e sappiamo la disponibilità dell'azienda rispetto al tratto della nostra zona industriale a fare delle migliorie di protezione per i dipendenti sul primo tratto della 141. Allora, su questo elemento qui, come dire, noi dobbiamo aprire, ripeto, non perché uno non vuole discutere la provincia di sé, ma perché gli elementi complessivi devono essere messi al centro, perché la domanda che ci siamo fatti con l'assessore Petis, il trasloco di Mopa, banale trasloco di Mopa, cioè da Fiat Rivalta, Fiat Volvera a Fiat Emma, per stare alle vecchie definizioni, ricambi Fiat Rivalta, qualcuno ha idea su quale strada passerà? No, perché questo è il ragionamento che io voglio portare, non a Chiara Appendino, ma a Chiara Appendino voglio portare il ragionamento, cara collega, cosa facciamo? La facciamo andare via a Mopar, oppure su Mopar come costruiamo degli attenzionamenti? Ma concretamente con Marocco, perché ripeto, Iaria è l'assessore, però Marocco è il vice sindaco, io voglio parlare con il vice sindaco e con Iaria per dire, scusa Iaria, ma ricambi, come lo traslochiamo? E sì, vi posso assicurare, perché abbiamo fonti certe, che gli elementi progettuali e operativi, perché abbiamo colleghi che lavorano in detto, ci dicono che questa operazione già inizierà da settembre. Stanno predisponendo come obiettivo ai funzionari nel mese di agosto per predisporre i primi traslochi. Allora, su quale strada? Beh, Chiaria ci deve dire se hanno conteggiato nei loro ragionamenti questo tipo di impatto. E quindi abbiamo detto. Grazie. Grazie signor Sindaco. Prego, consigliere Siani. Allora, scusate, vi faccio solo portavoce del mio protocollo. Questo regolamento è scritto lui. No, soprattutto per dire al consigliere Gamba che potrebbe essere interessante arrivare in breve tempo alla formazione di un organo giunto comune, magari anche da portare in capigruppo, in modo progetto, per chiedere l'inserimento della nostra strada nell'elenco di strade di cui parlava. Non è più possibile. Già arriva l'ora. Comunque. Va bene, grazie. Grazie consigliere Siani, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, riterrei questo punto chiuso e come stabilito dalla conferenza del capigruppo, adesso viene, il consiglio viene sospeso per un'ora per riprendere poi i lavori. Un'ora sono le 20:47, diciamo alle 21, via. 20:50, 22, alle 22.